Cambiare il mondo dal bene primario per eccellenza il cibo per arrivare a salute, società, economia, cultura. Stasera TGR Piemonte 19:35. Alimenti fermentati per digerire, per assimilare i nutrienti e per rinforzare le difese immunitarie. Dagli studi del CNR IBA di Pisa con il responsabile Vincenzo Longo agli esercenti di Chieri che creano un laboratorio con Mariella Droetto, tecnico dolciario. Andiamo avanti con il nostro giornale per parlare del nostro viaggio sul cibo. Stasera parliamo di quello fermentato che ci aiuta a digerire meglio, a rinforzare le difese immunitarie, lo dimostra uno studio del Consiglio Nazionale delle Ricerche, e a Chieri nel Torinese è nato un laboratorio che ha visitato Claudia Pregno. Il termine focaccia deriva da focaia, quindi pietra, cotta sulla pietra. Fa risalire questo prodotto all'alto medioevo, che nasce, diciamo così, il prodotto nasce nei chiostri delle chiese, quindi era un prodotto non per tutti. Nei chiostri di Chieri cuocevano la focaccia, non a caso il dolce tipico, e qualche pasticceria ha ripreso l'antica ricetta, che ha tempi lunghi perché prevede procedimenti di fermentazione naturale a partire dalla pasta madre anziché il lievito, e con la polpa di frutta anziché con conservanti. Oltretutto la frutta conferisce un aroma particolare, si utilizza anche meno zucchero perché la frutta ha uno zucchero naturale di per sé, e in più c'è un apporto maggiore di fibre. Mangiare prodotti già sminuzzati da microorganismi, cioè fermentati, che possono anche essere verdure o una buona zuppa di cereali, e si possono tranquillamente cucinare a casa, serve al nostro organismo. Perché la fermentazione, diciamo così, permette all'alimento di essere più facilmente digerito, in quanto si producono piccole molecole che possono facilmente arrivare all'interno delle nostre cellule e portare tutti quei nutrienti necessari. La fermentazione è uno dei più semplici meccanismi biologici per ottenere energia dagli alimenti ed è utile anche per evitare l'assorbimento di zuccheri. Le fibre presenti soprattutto nei cereali fanno da barriere, fanno sì che l'amido e il glucosio vengano meno assorbite a livello intestinale. Insomma, con i prodotti fermentati manteniamo in equilibrio il microbioma, cioè la flora intestinale, perché mangiamo microorganismi che ci aiutano a digerire, ad assimilare sostanze, a combattere i radicali liberi. Se mancano, perché non entrano col cibo, rischiamo di ammalarci. A Chieri alcuni esercenti ne hanno capito l'importanza e insieme sono diventati il laboratorio. Sperimentano per preparare prodotti da forno, pasta e pane il lisato di grano, cioè la polvere bruna che deriva da chicchi fermentati ed essiccati e che studi del CNR hanno dimostrato essere buono per la nostra salute. Ha un'azione antinfiammatoria perché inibisce le vie di infiammazione, ha un'azione antiossidante molto forte, riduce lo stress ossidativo, e noi sappiamo che lo stress ossidativo è alla base di diverse malattie come Alzheimer, tumore. Precisiamo, solo il lisato non cura, non guarisce, ma è utile, e come il fermentato può essere nostro amico e alleato.